Ecco, vedete, queste sono le ultime pubblicazioni della casa editrice di Aldo, la Udom Edizioni, che si spazia dal calcio storico fiorentino con un'icona come l'amico Luciano Artusi, un altro amico Francesco Nocentini che ci parla dei geoglifici, l'amica Serena Raggi che ci parla un bambino nel gioco di coraggio, e qui siamo nella Seconda Guerra Mondiale, il collega Roberto Vinciguerra sulla viola. E proprio sui viola adesso ne parleremo, ma ci sono anche questi interessantissimi libri sulle contaminazioni del cuore, tutta la nostra pace nel mondo e quanto c'è bisogno di pace, questi incontri, questo dialogo tra le varie religioni, perché parlandoci ci si conosce, non c'è mai uno scontro, ma un confronto. Poi Liliana Fusi sulle Madonne fiorentine, però Firenze viola Supersport. E torniamo ancora una volta ad Aldo. Andiamo su un'icona della Fiorentina, Franco Superchi, Ciocio di Allumiere, portiere della Fiorentina che vince lo scudetto nel 68-69. La Fiorentina l'anno prima vende un fuoriclasse della porta che è Enrico Albertosi. Franco Superchi non è quello che si dice un grandissimo della storia della Fiorentina, perché la Fiorentina ha avuto Sarti, ha avuto Albertosi, ha avuto Toldo, ha avuto Frei, però Superchi è un buon portiere, diremmo oggi. Io lo paragono a Terracciano, forse sottovalutato, però c'è il fatto che poi una carriera vince uno scudetto da terzo portiere anche nella Roma nell'82-83, però qui si parla della formidabile storia del portiere della Fiorentina, campione d'Italia 68-69. Pensa quanti anni sono passati, no? E i compagni e gli avversari. Orlando Baroncelli. Aldo, per un tifoso della Fiorentina, Franco Superchi, l'idea di questo libro, come si è sviluppato, la presentazione ad Allumiere. Allora, si è sviluppato molto semplicemente e facilmente con interviste, sono durate quasi 3 anni tutte le interviste da parte dell'autore Orlando Baroncelli, che si è recato più volte a Allumiere, a casa di Franco, poi ha intervistato la maggior parte dei giocatori, dei compagni dello scudetto, gli avversari, alcuni inediti non mai rivelati anche da Franco sulla spedizione a Messico 70, e lui non fece parte. Beh, lì c'è qualcosa, non si sa il perché, avrebbe dovuto partecipare, poi invece partecipò Lido Pieri, un altro grandissimo portiere. Qui si parla di Franco Superchi, soprattutto tutto l'arco della sua carriera di 20 anni, ma soprattutto chiaramente negli anni, quasi 10 anni della Fiorentina. Non dimentichiamo che Franco è ipoteticamente sul podio dei maggiori vincitori di trofei della Fiorentina. Un campionato, due Coppa Italia, una Mitropa, altre magari Victor anglo italiano, tant'è vero, all'Umiere disse sei sul podio, e non era proprio d'accordo, mi disse ma perché? Chi c'è davanti a me? Con il suo pari c'è Kurt Hambrin, inventato e purtroppo scomparso recentemente, e l'altro grande campione scomparso ormai da un paio d'anni, Alberto Orzan, che è il giocatore in assoluto che ha vinto più trofeo alla Fiorentina. E però beh, devo dire che anche Franco insomma, si è cavata bene e soprattutto la presentazione a Lumiere nella sua città è stato un bagno di folla impressionante, perché lì ci sono solo i tifosi Lazio, Roma, essendo la città vecchia, e Fiorentina. Grazie a Grazie a Franco, infatti prima c'era anche un Viola Club, che ora, parlando del sindaco Enrico, tifosissimo Viola, fa l'arte il sindaco da Allumiere, dice non c'è più il club, però ci sono ancora tanti tifosi della Fiorentina. Senti Aldo, hai detto bene, noi siamo molto attaccati perché Firenze non è città di grandi scudetti. L'ultimo scudetto di una squadra è stata quella dei Guelfi del football americano, però non me ne vogliano, uno sport molto di nicchia, e te lo dice uno che segue rugby. Ecco. Io che seguo il football americano ogni volta di domenica, ora la finita, Vedi. purtroppo la squadra con cui tifavo ha perso il Super Bowl, però. Ecco. E l'altra squadra che ha vinto uno scudetto fu la Rarinante Stargata Algida nel 1980. Poi ci sono questi ragazzi. Abbiamo perso
dei grandi compagni di quella stagione 68-69, uno che era il mio idolo, che era Ugo Ferrante, anche lui una presenza sola in nazionale, però anche lui è uno di quei ragazzi che hanno vinto lo scudetto. Abbiamo recentemente incontrato Merlo e Chiarugi, purtroppo abbiamo perso Maraschi. De Sisti, quando può, viene a Firenze, lui è anche campione d'Europa e vice campione del mondo, uno dei più grandi giocatori della storia della Fiorentina, uno dei più grandi numeri 10 della Fiorentina. Però Franco Superchi, e giustamente voi avete dato voce, Orlando Baroncelli e te come casa editrice, a questo portiere che si è fregiato dello scudetto, non è cosa comune, e hai detto, no, bene, assolutamente. Te. Assolutamente, e devo comunque ricordare che a questo libro hanno contribuito inviandoci fotografie sia Gianluca Brizzi, figlio di Pino, che Orlando Mazzoni, il figlio di Mario, hanno contribuito anche loro. Pino Brizzi di Macerata, anche lui ci ha lasciato purtroppo. Però senti, delle testimonianze, giustamente i libri per questo sono importanti, Aldo. Questi ragazzi sono, parafrasando quelli che sono morti a Superga, i campioni non muoiono mai, e la testimonianza, ora Franco naturalmente è vivo, sta bene, però anche questi ragazzi sono lasciati, Brizzi, Ferrante, Maraschi, fondamentalmente nel cuore dei tifosi non muoiono mai. Ma è impossibile, se tu pensi che quelli ormai definiti poi da tutti i leggendari dello scudetto 55-56, che ormai è rimasto solamente purtroppo a Sterletti, e basta in vita, no, Carpanesi Sergio, che era giovanissimo. Sergio, era giovanissimo, però anche lui ormai purtroppo ha qualche anno, e auguriamoci che possa ancora andare avanti, perché per non far dimenticare tutto, nessuno se l'è dimenticato. No, sono indimenticabili. Aldo, grazie a Firenze. Aldo, grazie a te, grazie a Orlando Baroncelli, che trasmettete i libri che abbiamo visto, la tradizione fiorentina, ma ricordo le cose passate. Prima abbiamo parlato dei soldatini dell'Atlantic, abbiamo visto i ricordi sia di Luciano, abbiamo visto l'onore da Toledo, le Madonne fiorentine. Poi soprattutto vorrei sottolineare il fatto di questo rapporto, di questo dialogo della pace, che vedo la nostra pace, la pace nel mondo. Siamo stati alla presentazione, perché mi sembra giusto sottolineare in un momento così quanto c'è bisogno di pace. E allora, a proposito della pace, dobbiamo dire che a giugno stiamo organizzando una camminata che partirà da Firenze per raggiungere Città del Vaticano. Bene. Con chi può partecipare? Ci vuole gambe, ci vuole fiato, ci vuole età. Sì, è stato considerato almeno 15 giorni di camminata. Di camminata. Sì. Aldo, grazie. Grazie davvero, grazie a te, e Paolo, buona fortuna. Grazie.